gli anni, uscivamo dagli anni 90. Sì, perché e se ti ricordi, c'erano le strofe molto soft, come se fossero delle ballate, sì. E poi a contrasto entravano queste chitarre elettriche, un esempio, ne so, Creep, The Radiohead, poi le chitarre sì rock, ma poi anche molto, no? Pop pesante. Poi c'era l'uso dei loop, che Alanis Morissette introdusse questa idea del loop nel rock, quindi c'erano le strofe. Molta contaminazione. Molta contaminazione, inizio da là. Questo brano era nato così. Infatti c'è un loop nella strofa. Sì, c'è un groove. Come si usava? E poi come si usava doveva esserci questo contrasto. Nel missaggio invece fu presa un'altra strada. Lì per lì Simoncia ebbe questa visione e disse: ma togliamolo dagli anni 90, anche dal 2000, perché nel 2000 ancora c'era questa Smashing Pumpkins. Sì, sì. E allora Simoncia ci fece uscire e disse: ma perché non lo trattiamo come una ballata questa canzone? Abbassiamo queste chitarre e diamo risalto agli archi. Giusto, perché anche qua c'è l'orchestrazione. Ebbene così, alla fine. Proviamo a sentire. Vuoi sentire come sarebbe stato con le chitarre? Sì, togliendo gli proviamo, archi? Proviamo. Solo il ritornello. Sì, sì. Esatto, deve essere il creep, dovrebbe essere. Sto esagerando un po', però diciamo che il concetto la era questo. Il creep è esagerato, sai? Doveva essere così, insomma. Poi invece è scesa la chitarra, abbiamo già degli altri. Aspetta, abbiamo fatto sto movimento. Sentiamolo di nuovo, aspetta, stop.